Il push-up, o piegamento sulle braccia, è un esercizio a corpo libero molto efficace per sviluppare la muscolatura degli arti superiori. Può essere eseguito in diverse varianti, sia per quanto riguarda la larghezza delle braccia, se si vuole cambiare il tipo di stimolo, sia per la posizione del corpo, per esempio per adattare questo esercizio ai principianti. Ci sono tuttavia alcune caratteristiche che però è importante considerare per eseguire un push-up. Andiamo quindi ad analizzare i punti di performance di un push-up perfetto. Da un plank si esegue un piegamento sulle braccia andando a toccare con il petto il terreno. In questa posizione spalle e bacino si trovano sullo stesso piano. Durante la distensione tutto il corpo risale contemporaneamente, questo è indice di una buona stabilità del core. La posizione dei gomiti deve essere sempre sulla proiezione dei polsi, è l'unico modo per assicurare una buona stabilità scapolo-omerale. Uno degli errori più comuni, spesso indice di scarsa forza e stabilità degli arti superiori, è quello di perdere la postura, sia nella fase di piegamento che in quella di distensione. Un altro errore osservabile è l'anteroversione del bacino durante l'esecuzione. Questo è indice di una scarsa attivazione del core. È inoltre comune osservare, soprattutto nei principianti, delle ripetizioni parziali, dove il petto non tocca terra. Ragazzi, questo è barare! Nel caso di una mancata stabilizzazione delle spalle, quello che si osserva è un aumento dell'arco dorsale alla fine della fase di distensione. Questo è da evitare. Una mancata stabilizzazione scapolo-omerale può inoltre comportare un'intrarotazione forzata della spalla. Questo fenomeno può risultare molto dannoso per la salute dell'articolazione e va assolutamente evitato ad ogni costo.